Poter scegliere meglio quando si fa la spesa è l'obiettivo di una direttiva approvata dal Parlamento europeo. È il frutto di 3 anni di faticosi negoziati con l'industria e gli Stati membri. Le etichette dovranno indicare il paese di origine della carne fresca, del latte e dei prodotti caseari freschi. Nella lista degli ingredienti dovranno essere chiaramente indicati gli allergeni, un imperativo valido non solo per gli alimenti confezionati ma anche per i piatti serviti nelle mense. E poi soprattutto dovranno essere visibili i principi nutrizionali indicati per 100 grammi per permettere al consumatore di paragonare bene la composizione. È un passo avanti nella lotta all'obesità, secondo le organizzazioni per la protezione dei consumatori. Ci sono dei miglioramenti. Per la prima volta sarà obbligatoria l'indicazione dei valori nutrizionali. Questo vuol dire che sapremo esattamente la quantità di zuccheri, grassi saturi, sale e proteine. Sapremo esattamente le calorie di un prodotto. Regole ferree che però non saranno applicate alle bevande alcoliche. Un'eccezione che lascia perplesse le organizzazioni che si battono contro l'utilizzo dell'alcol nei prodotti alimentari. Perché è lasciata fuori l'industria dell'alcol? Non capisco perché no l'industria vinicola. Se il vino è un prodotto così naturale, perché tanti segreti? Il commissario europeo per la protezione dei consumatori cerca di rassicurare. Per quanto riguarda l'alcol, penso che porteremo avanti i nostri studi per vedere se possiamo trovare un compromesso ed avere alcune informazioni nutrizionali sulle bevande alcoliche. La nuova legislazione dovrebbe entrare in vigore tra il 2014 e il 2015. Il consumatore dovrà imparare a scegliere con etichette, speriamo, più chiare.